Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Sintamin Fresenius Kabi Italia SRL. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'è Sintamin? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Sintamin durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Sintamin? Sintamin è un farmaco a base del principio attivo poliaminoacidi, appartenente alla categoria delle soluzioni nutrizionali parenterali e nello specifico soluzioni nutrizionali parenterali. È commercializzato in Italia dall'azienda Fresenius Kabi Italia SRL. Sintamin può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni Sintamin soluzione per infusione 10 flaconi 500 ml, Sintamin soluzione per infusione 2 sacche 5000 ml, informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare Fresenius Kabi Italia SRL, ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile, classe C, principio attivo poliaminoacidi gruppo terapeutico, soluzioni nutrizionali parenterali, forma farmaceutica, soluzione, uso interno, indicazioni, apporto parenterale di aminoacidi per la nutrizione parenterale totale in pazienti adulti senza patologia specifica ad organo con perdite di azoto fino a 10-15 g al giorno. La soluzione al 10% è una fonte ancora più concentrata di azoto. Posologia infusione per vena centrale. Il dosaggio di 500 ml nelle 8 ore, associati a glucosio ipertonico, lipidi, elettroliti e vitamine, consente una utilizzazione ottimale dell'azoto. Infusione nelle vene periferiche, associata a glucosio 5% o 10%. I preparati vanno impiegati finché è necessaria una nutrizione parenterale e la terapia lo richieda. Controindicazioni per sensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. La soluzione non va somministrata in pazienti con anuria o in coma epatico. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: usare solo se la soluzione è limpida, priva di particelle visibili in sospensione e se il contenitore è integro. Come per tutte le soluzioni endovenose, si deve evitare un sovraccarico, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: non sono note interazioni con altri medicinali. È comunque preferibile astenersi dall'aggiungere farmaci o altri principi nutritivi alla soluzione da infondere. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Sintamin durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Sintamin durante la gravidanza e l'allattamento? Non sono attualmente disponibili informazioni riguardanti l'impiego del prodotto in gravidanza. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non pertinente. Effetti indesiderati come per l'infusione endovenosa di altri aminoacidi, anche l'uso di questa soluzione di L-aminoacidi sintetici essenziali e non essenziali al 10% può aumentare l'acidità gastrica ed indurre la comparsa di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: nessuna procedura particolare. Proprietà farmacodinamiche, categoria farmacoterapeutica. Aminoacidi, soluzione per nutrizione parenterale, codice ATC B05-01. La soluzione di L-aminoacidi sintetici essenziali e non essenziali al 10% costituisce una miscela equilibrata di L-aminoacidi sintetici cristallini, IN, proprietà farmacocinetiche. La somministrazione di Sintamin per infusione endovenosa mostra una buona utilizzazione degli aminoacidi verificata mediante aminogrammi plasmatici ed urinari. Dati preclinici di sicurezza: la somministrazione IV nel coniglio di 40 ml/kg del prodotto, pari a 1,33 volte la dose giornaliera terapeutica massima, non ha indotto alcuna modificazione significativa di pressione arteriosa, frequenza respiratoria, elenco degli eccipienti sodio metabisolfito, acido acetico glaciale e acqua PPI. Farmaci equivalenti: i farmaci equivalenti di Sintamin a base di poliaminoacidi sono Sintamin, fonte, foglietto illustrativo.
AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.